Com'è andata la giornata, caro? Come al solito. Ci saranno tutti, ma proprio tutti. Sì, tutti, tutti. Ne ha parlato perfino Flash Art. Ah già, tu tanto leggi solo il Sole 24 ore. Non sto più nella pelle. Lo vedo bene, cara. Sei in pellice. Ma è vera? Il collo. Il resto è ecologico. Ottima soluzione. Così non scontenti nessuno. Siano proprio tutti i tuoi amici. Figurati se si lasciano perdere l'occasione di mettersi in mostra. Scorcare champagne, salmone, a casa loro tofu e germogli di soia. Ci posso scommettere. Non li sopporto più. Invidia, tesoro. Tutta invidia. Sì. Tu tutto il giorno tra spread, finanza, borsa. Solo aridi calcoli. Ti faccio notare, Ciccia, che se non fosse per questi aridi calcoli, non so dove tu troveresti i soldi per comprare quelle specie di opere d'arte costosissime per quello che valgono, che ci teniamo in casa e che persino la donna delle pulizie, quando passa davanti, si fa il segno della croce e tocca ferro. I tuoi amici, sembrano delle brutte copie di Andy Warhol. E già era brutto lui. E poi tu sai quanto io non sopporti quell'uomo sopravvalutato, narcisista. Sì, so cosa stai per dire. Sì. Sei così retrogrado. Soltanto perché dico quello che penso. A te piacciono soltanto i pittori che dipingono donne nude e pom. Il figurativo non va più di moda. Oggi bisogna sperimentare, osare. E osannare. Poi ti faccio notare, cara, che a me piacciono anche i fiori. Le marine e i paesaggi. Tutta roba antica. Sei come un bambino che se non vede le figure non capisce niente. Senti, a me i vasetti di marmellata con dentro gli escrementi degli artisti o gli squali in formalina o i pannelli bianchi con scritto l'arte è morta non mi danno alcuna emozione. Una certa inquietudine è quella, sì. Davvero? Beh. Ma vuoi mettere se avessi qui l'Olimpia di Manet? Che mi offre i suoi servizi. Ho una bella Bruna di Modigliani in camera. Si dice Olimpia, tesoro. Sei un maniaco. Io mi sento perfettamente normale. Senti, stasera non farmi fare la solita figura di quando andiamo alle mostre. Ammetto che una volta ho riso come un pazzo. Di quell'artista che collezionava succhiotti usati, li metteva in bocca alle modelle, che non erano niente male, e poi le fotografava. Oppure, ti ricordi, quando ho calpestato i sassolini che appartenevano a quella scultura, ma poi li ho rimessi subito a posto. Sì. Ma mettilo, dai. Sono un uomo affascinante, ho una laurea in economia. Sì. Faccio il consulente per banche importanti. Sì, sì. Sì, sì. Sono spiritoso. E poi mi piacciono le belle donne, proprio come te. Non è il momento ora, caro, eh? Aspetto un invito con tanto di répondez, s'il vous plaît, quando sarà incomodo, cara. Non è che l'unica ragione per cui mi accompagni è per vedere le hostess e le modelle che si aggirano per la sala? Diciamo di sì. Mentre tu ti fai quasi venire un orgasmo per quei bidet dove hanno posato il sedere le celebrità, io mi lascio affascinare da un bel paio di tette sode o delle caviglie sottili ornate da una catenina o da un tatuaggio che fa capolino da una scollatura. Così non mi annoio. Vedo che non ti sfugge nulla, Complimenti. Oh sì, potrei fare il collezionista anch'io. Ma volete che vi lasci davanti alla galleria? Ma che domande! Ma certo! Guardi che la pago per questo, sa? Questi del sud, che pigri! Il problema è che la strada è interrotta. C'è un posto di blocco. Questo posto di notte è sempre così. Stupendo. Allora torniamo a casa. Ma ci aspettano. Tu non sai quanto ho investito in questa nuova galleria. Sì. E in questo nuovo artista che viene da Hohot. Ne faremo una star! Da dove viene la star? È mongolo. Anche qui ne abbiamo parecchi.
Non c'era bisogno di andare così lontano, poi avresti anche risparmiato sulla trasferta. Come sei provinciale. Ma scusa, c'era anche Lugano oltre confine. Dai, scendiamo, ho voglia di sgranchirmi un po' le gambe. Questo quartiere non lo conosco, ma mi ispira. Mi sa tanto di Sin City. Ma sei impazzito? È pieno di travestiti, di signorine. Guardali! E come si riguardo? Ma sai che sono artistici anche loro. Dai, scendiamo. Magari veniamo coinvolti in una retata. Sarebbe qualcosa di diverso dal solito, una serata eccitante. Cretino. Ma non eri tu che volevi aprire una galleria qui, il recupero delle aree degradate o roba del genere, assaporare il brivido del pericolo? Che fai adesso? Ci ripensi? Rimpiangi Brera, eh? E poi il borghese sarei io. Ma che c'entra? Certe cose fatte così per strada, un po' di stile, un po' di eleganza. Sì. Eh già, perché fatte nelle gallerie, nei salotti privati, sì, eh? Come sei fuori luogo. A dire la verità, mi sento più a mio agio qui che in quei luoghi di arte prozaica. Se ti riferisci al Prozac, non è poi più tanto di moda, sai? Oggi c'è lo yoga, la meditazione, l'autoipnosi. Sì. Sei fuori dal mondo, caro. Vi suggerisco di andare a piedi. Tanto c'è la polizia e non c'è pericolo. E poi il posto non è lontano. Per me arrivare è impossibile. Ha ragione il tassista. Scendi, cara. Come scendi? E tu non vieni? No, no. Vai da sola. D'ora in avanti io non ti accompagnerò più. Se mi sono stufato di tutte quelle giraffe bionde, slavate, con un cervello da gallina, che mi fanno sentire anche un nano. E mi fanno rimpiangere una bella donna in carne da accarezzare. Tesoro. Sì? Sei uno stronzo. Grazie. Allora potrei entrare anch'io in quei vasetti di marmellata. Dillo ai tuoi amici mongoli. Non mancherò. Ah, dimenticavo. Non aspettarmi stanotte, farò tardi. Divertiti! Finalmente libero. E adesso dove la porto, signore? Dove ti pare, a me va bene tutto, basta che andiamo via. Anche a Gorgonzola, oppure a Chinatown, o non lo so, da tua sorella. Le città non si conoscono mai fino in fondo. Rimaniamo sempre dove ci sentiamo più sicuri, eppure c'è sempre un mondo che ci gira intorno e non sappiamo nemmeno che esiste. Vedi, io la città la conosco come le mie tasche e non saprei dove altro vivere. Qui c'è tutto e anche di più. Vedrà, vedrà che si diverterà stasera. Siamo arrivati. Ma dov'è che mi hai portato? Da mia sorella. Eccola lì. Le dispiace se la faccio salire? E la benvenuta. Ma vorrei che si sedesse qui, accanto a me. E adesso tu cerca un posticino appartato. E fatti un giretto. A mie spese, naturalmente. Riavvia il tassametro e torna tra un'ora. Pagherò una tariffa extra. Ci basterà un'ora olimpia.